Posizione. Confermo la presenza degli ostaggi, passo. Ricevuto, bravo Alfa. Rimanete in posizione, passo. Si non nos dan el dinero, esta noche mueren todos. Está escapando, disparale, disparale! No! Hanno appena giustiziato una donna. Richiedo rinforzi immediati. Ripeto, rinforzi immediati, passo. Negativo, bravo Alfa. La seconda squadra è troppo lontana. Rientrate. Con tutto il dovuto rispetto, signore, dobbiamo intervenire adesso. Stanno per ucciderli tutti. Passo! Bravo Alfa, gli ostaggi non sono una priorità. Adesso rientrate, è un ordine. Dime, dove sei escondido? Habla! Hai sentito il comandante? Habla, dove sei escondido? Pliskin. Te mato, dime. Dove sta? Fanculo. Ma che cazzo? Senatore Palmer, quale sarà la prima cosa che farà una volta diventato presidente? Come prima cosa intendo risolvere i conflitti con le altre nazioni. Farò ritirare le nostre truppe da Cina, Unione Sovietica e Sud America. Ci sono molti nostri soldati laggiù che stanno combattendo da anni una guerra inutile solo perché chi era al potere prima di me ha deciso così. Non pensa che questo potrà avere delle ripercussioni sulla politica del nostro paese? Non mi preoccupo più di tanto di questo. Se vogliamo vivere in un paese migliore, dobbiamo risolvere prima di tutto i conflitti interni anziché creare di nuovi. Come primo obiettivo entro l'anno, intendo ridurre drasticamente il problema dilagante della criminalità. Non possiamo continuare a costruire penitenziari a cielo aperto come ha fatto il presidente attuale qualche anno fa, ma dobbiamo risolvere il problema alla radice. Sei stato fortunato, tenente. Un centimetro in più e quel colpo ti avrebbe frantumato il cervello. E te lo saresti meritato. Hai disobbedito a un mio ordine. Per questo domani sarai trasferito nel carcere di massima sicurezza di Arcadia. Queste non ti servono più. Thank you.
Benvenuto ad Arcadia, prigioniero 11456. Da oggi in poi questa sarà la tua nuova casa. Comportati bene per i prossimi 2 anni e non avrai problemi. Passati esattamente 2 anni dall'omicidio del compianto senatore Palmer. Ieri alcuni sostenitori del partito hanno manifestato davanti alla Casa Bianca per chiedere che venga fatta giustizia alla commissione incaricata delle indagini, che non ha ancora trovato un punto di svolta. Abbiamo intervistato alcuni manifestanti sul posto. Il senatore Palmer è stato ucciso da questo governo e oggi è come se fosse morto per la seconda volta. Noi vogliamo che il presidente si dimetta. Il senatore non è stato assassinato da un pazzo estremista come tutti vogliono farci credere. È un complotto. Quando è che vi sveglierete? Si tratta di un colpo di Stato. Il senatore Palmer avrebbe davvero cambiato le cose, davvero, in questo paese. Per questo gli hanno sparato, è per questo che gli hanno sparato. Se vogliamo vivere in un paese migliore, dobbiamo risolvere prima di tutto i conflitti interni anziché creare di nuovi. Come primo obiettivo entro l'anno, intendo ridurre drasticamente il problema dilagante della criminalità. Non possiamo continuare a costruire penitenziari a cielo aperto come ha fatto il presidente attuale qualche anno fa, ma dobbiamo risolvere il problema alla radice. È proprio per questo suo progetto che i sondaggi la vedono come favorito. Ma come pensa di realizzare tutto questo? Si tratta di un programma molto ambizioso che viene incontro ai bisogni della gente. E si propone di riuscire laddove il precedente governo ha fallito. Con i soldi destinati alle imprese belliche, costruiremo invece delle scuole, ricostruiremo le nostre case, creeremo nuovi posti di lavoro per poter dare ai nostri figli un futuro su cui contare. Dopo la morte del senatore Palmer, alcuni ex membri fondatori del partito si sono dati alla macchia commettendo atti di terrorismo nei confronti della nostra nazione. Loro si definiscono ribelli, rivoluzionari, ma le loro azioni parlano da sole. Non sapremo quale sarà la loro prossima mossa. Quello che è certo è che chiedono le dimissioni dei nostri capi maggiori di Stato. Di certo non è quello che il senatore Palmer avrebbe voluto. Sei ancora arrabbiato con me? Lo so che ti mancano i tuoi amici, ti manca la tua casa. Sto benissimo, andiamo. Dove vai? Aspettami. Aspettami, Bobby! Cazzo siete? Che volete da me?
Vogliamo l'attenzione di tuo padre. Mio padre? Mi sa che avete sbagliato persona. Mio padre non è ricco. Tuo padre è il direttore del carcere di Arcadia e tu lavori nel suo staff. Che volete da noi? Vogliamo entrare nel penitenziario e tu ci aiuterai. Ma voi siete impazziti! Quel posto è blindatissimo. Non vi faranno mai entrare. È per questo che tu ci firmerai un lasciapassare. A quanto pare non guardate la TV. Arcadia sta per diventare il nuovo studio televisivo del programma di Norman Clark. Hanno installato 800 telecamere. Dobbiamo rinunciare. No, non possiamo rinunciare proprio adesso. Ci servono quelle registrazioni. Entrare sarà facile, ma uscirne sarà impossibile. Se il direttore vorrà rivedere il suo figlio vivo, dovrà darci quello che vogliamo. Il mio nome è Vincent, ma tutti qui mi chiamano Spider. Sono in questo cesso da 7 anni ormai. Sono dentro per omicidio e dovrò restarci per altri 12 anni. Che cosa farei se uscissi di qui? Probabilmente ucciderai ancora. Tagliala questa, tagliala! Io la taglierei prima. Chi se ne frega di come si chiama, che cosa ha fatto? Io invece lo trovo interessante. Dobbiamo spiegare chi sono i detenuti. E poi la regista sono io. E devo ammettere che questo tipo è davvero inquietante. Sì, ma devo ricordarti di chi è il 50% dello studio per cui lavori. E l'altro 50% è di Rita. E preparati, non ha gradito l'aggiunta delle luci solari. Gliel'hai detto tu? No, ha visto i resoconti. Prima che Rita torni ti consiglio di andartene, visto che hai anche un appuntamento tra un paio di ore. Perché? Che ore sono? È quasi mezzogiorno e hai un elicottero da prendere. Dannazione! Dio, come odio quel posto, ma perché non c'è andata Rita? E quando pensavi di dirmelo? Rita, era necessario. Le nostre videocamere al buio non riprendono nulla, senza contare che la gente è più serena quando vede il sole. Io trovo che queste lampade diano un effetto meno claustrofobico al nostro programma. E io trovo che tu sia uno stronzo. Non si agisce così alle mie spalle, Norman. Fidati, domani mi ringrazierai. Io penso che lo spettatore sarà disorientato nel vedere il sole sottoterra. No, perché tu dirai in diretta televisiva che Canale 13 ha fatto un'ingente donazione al carcere di Arcadia e ha portato il sole sui loro volti. Lo sai che se questo programma sarà un flop chiederò la tua testa ai piani alti? Qualcosa mi dice che avremo più successo di Canale 6. Adesso scusami, scusami anche tu, ma devo andare. Preparati, tra qualche ora si va in scena. Se ho mai pensato di evadere? Che domanda di merda. Sono 7 anni che non penso ad altro. Peccato che è impossibile uscire di qui. Siamo sottoterra, siamo sotterrati. Se anche si riuscisse a raggiungere la superficie, sopra la nostra testa c'è una città abbandonata. Ti rendi conto? Ci facevano gli esperimenti! Con le radiazioni! La gente ha iniziato a mangiarsi tra di loro! Avrei tanto voluto esserci! Chiunque venga rinchiuso qui dentro è fottuto! Come da accordi precedenti, i miei tecnici hanno installato le nuove videocamere a circuito chiuso in tutto il suo penitenziario. E come le avevo promesso, questo assegno è per lei. Per il suo disturbo, direttore. Signor Clark. Ah, mi chiami pure Norman. Norman. Anche se il consiglio ha approvato questa sua trovata, voglio che lei sappia che io e tutto lo staff di questa prigione disapproviamo questa sua idea. A nessuno piace essere spiato, tantomeno a criminali di tutte le specie.
teme che l'immagine del suo carcere ne possa risentire? Io temo che possano scoppiare delle rivolte tra i detenuti. Le mie guardie qui rischiano la vita ogni giorno e questo suo programma renderà le cose ancora più difficili. Il network darà a tutti i dipendenti di Arcadia un bonus di $200 se il programma otterrà buoni ascolti. E io sono sicuro che sarà un successo. Non si tratta di denaro. Lo so, lo so. Ma le persone da casa vogliono la realtà. E sono sicuro che in breve tempo sia i suoi dipendenti che i detenuti si abitueranno alle telecamere. Mi creda. Questo programma sarà un trionfo. L'unico mezzo che può raggiungere la prigione senza dare nell'occhio è il mio camion. Sarete voi due ad accompagnarmi, ma dovrete ripartire subito. Perché qui dicono ci sia una colonia di cannibali. Mike, i vostri documenti sono pronti. Non avrete problemi ad entrare. Sei pronta? Sì. Se vuoi posso farlo da solo. No, voglio venire con te. Non vedo l'ora che sia stasera. Sarà incredibile, sarà una bomba! E qua ho un piccolo regalino per te. Stai tranquillo, sono spente. Le accenderemo questa sera. Bravo ragazzo. Ah, dimenticavo. L'ho parcheggiata all'esterno. Mi raccomando, è un gioiellino e ci tengo molto. Benvenuti nel carcere di massima sicurezza di Arcadia. La struttura, un tempo una base militare antiaerea, oggi ospita più di 300 detenuti. Le telecamere di Canale 13, a partire dalla mezzanotte, vi mostreranno che cosa succede all'interno delle mura della prigione più blindata dello Stato. Non te ne andrai così facilmente da qui. Mostrami la visuale della camera 12. Molto bene. Adesso voglio che per i prossimi 30 minuti questa camera non registri nulla. Che significa? Perché non vuoi che la teleca... Stacca il collegamento. Disattivala. Fai quello che ti dico. Che cosa hai in mente, Norman? Diciamo che voglio rendere un po' più emozionante questo programma. Quello che stiamo facendo è legale? Legale proprio no. Ma pensa a questo. Pensa se tuo marito sapesse di quella tua amichetta che ogni tanto ti viene a trovare nello studio 6. A proposito, è senza corrente quello studio, giusto? Ma a pensarci bene, a voi non serve la luce. Thank you.
Detenuto S. di Plisky, ha finito di scontare la sua pena. Avviso per tutti i detenuti. Il programma televisivo inizierà fra meno di 10 minuti. Vi ricordo che il primo di voi che si azzarderà a fare dei gesti inconsulti davanti alle telecamere si farà un mese di isolamento. Buonanotte a tutti. Staccate le linee telefoniche e le luci nei corridoi. Ma non toccate. Non toccate il contatore nuovo. Alimenta il sole artificiale e le loro videocamere. Norma, sta succedendo qualcosa. Guarda lì. Telecamera 26. Due detenuti hanno appena ucciso una guardia. Fantastico! Pronto? 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 Salve, direttore. Non dovremmo avvisare qualcuno? E chi vorresti avvisare? Tutto il paese lo sta guardando. Come hai fatto ad uscire, Cyrus? Adesso lei verrà con me e farà funzionare quel maledetto ascensore. Si alzi. Fossi in lei non lo farei. Dalle loro celle. Alcuni di loro hanno ucciso quasi tutti gli agenti di sorveglianza e la prigione ormai è fuori controllo. Alcune immagini sono state oscurate per rispetto delle vittime. Thank you.
fa una brutta figura. Abbassala tu, dove credete di andare? Non sono cazzi tuoi, mettila giù o giuro che gli sparo. L'ascensore è bloccato, non andrete da nessuna parte. Riskin, prendi la pistola, questa pistola. Che succede qui? Cambia inquadratura, chi diavolo è questo tipo? Vedo solo le spalle. Dalla a me, tesoro. No! Avanti, prima che tu ti faccia male. Dagliela, dagliela! Prova, piccolo, adesso vieni qui. Sì, sì, cazzo sì! Ma chi diavolo è questo tizio? Fammi un primo piano su questo pirata del cazzo. Lidia, dobbiamo andarci. No, dobbiamo riportare i detenuti nelle loro celle. Ma sei impazzita? Oramai saranno tutti liberi. Vado a prendere informazioni su di lui. Se restiamo qui, moriremo. Ha ragione, dobbiamo raggiungere l'ascensore. Quando scatta l'allarme generale, l'ascensore si blocca. Non andremo da nessuna parte. Allora siete fottuti. Siamo? Io aspetto la cavalleria. Ha ragione, dovremmo farlo anche noi. Scordatelo, è nostro dovere raggiungere le altre guardie e risolvere questo casino. Io non me ne starò con le mani in mano. E tu vieni con me. Devono essere di una motocicletta. Appena sorge il sole andremo a cercarla. Guarda, guarda! Cos'hai scoperto su di lui, Rita? Manda indietro il nastro, voglio vedere quando entra nella stanza. Si chiama Plissken, S.D. Plissken. Era un tenente, comando Luce Nera, detenuto ad Arcadia per insubordinazione e per aggressione ad un superiore. Un ex soldato, eh? Qui c'è di più. Sembra che abbia vissuto in una colonia nomade di sole donne a Manhattan, prima che diventasse una colonia penale. Ha vissuto con sua madre per tutta la sua adolescenza e suo padre era un ex marine, congedato con disonore. Ehi, c'è qualcuno? Non lo so, ho visto solo un'ombra. Un'ombra? Andiamo. Chi siete voi? Vi ho chiesto chi siete! Noi non siamo nessuno, siamo solo di passaggio. Io sono Christine e lui è mio figlio Bobby. Non avete letto i cartelli all'inizio della strada? No, quali cartelli? Chiediamo scusa, siamo dispiaciuti. Noi cercavamo solo un riparo per la notte. Un po' tardi per dispiacervi, non trovi? Cosa avete negli zaini? Nulla. Abbiamo solo delle provviste, dell'acqua e del cambio. Ma nulla. Comunque andiamo via subito. E dove vorreste andare? Come?
In quella direzione non c'è niente, solo deserto. Sembrate delle brave persone. Sarà meglio che non vi ritroviate là fuori, quando cala il buio. Credetemi. Potete restare qui per questa notte. Noi... Christine, giusto? Sì. Siamo delle brave persone anche noi. Qua c'è tanto spazio. I letti fanno un po' schifo, ma sempre meglio che il pavimento. Oh, siamo abituati a dormire sul pavimento. E allora... Allora, grazie. Anna. Christine. Mia figlia Lara vi mostrerà la vostra stanza. Grazie. Allora, la stanza è questa. Abbiamo anche una piccola mensa, se avete fame. Stasera serviremo zuppa di patate. Grazie, cara, ma siamo molto stanchi. Sono 2 giorni che camminiamo. Preferiamo riposarci. Grazie. Era l'unica cosa da fare. Ok, ora ci riposiamo, eh? E poi domani mattina ce ne andiamo subito. Hai fame? Bliskin. Serve un nome più cazzuto. Fammi pensare. Un serpente. Snake. Bliskin. Snake Bliskin. Trovato. Che cosa hai in mente, Norman? Io penso che questo tizio sia la cosa più interessante del programma. Ora voglio che vai di là e racconti a tutti gli spettatori quello che hai detto a noi. Io temo che se andiamo avanti col programma ci saranno delle grosse ripercussioni. Me ne assumo la totale responsabilità, ma ti prego, fai quello che ti dico. Ah, Rita! Chiamalo Snake. Sembrava una rivolta. Era scoppiato l'inferno all'interno del carcere di massima sicurezza di Arcadia, ma da qualche minuto qualcosa è cambiato. Un detenuto sta lottando contro altri carcerati e ha già salvato 2 persone. Il suo nome è Bliskin. Snake Bliskin. Era un eroe di guerra, un cecchino, specializzato nella lotta con... Chi sei tu? Sono solo di passaggio. Sto cercando mia moglie e mio figlio. So che sono passati di qua. Qui non passa nessuno da settimane. Ti consiglio di andartene. Ah, mio Dio! Bobby, preparati! Che succede? Tuo padre ci ha trovati. Ho seguito le loro tracce. Sono passati per questa strada. Papi, per favore, vai! Preparati! Posso dare un'occhiata in giro? No! Non è passato nessuno di qua! E adesso vattene! Subito! Vattene! Quell'uomo è tuo marito? Lo era. In un'altra vita. So riconoscere un predatore quando ne vedo uno. E quell'uomo ha la morte negli occhi. È per questo che stavamo scappando. Dovete restare qui ancora qualche giorno. No. Vedrai che lui qui non tornerà. E appena avrà smesso di cercarvi... Voi potrete riprendere il vostro cammino. Mamma, hanno bisogno di te nella caldaia. Arrivo subito, tesoro. Stai andando a prendere la legna? Sì. Perché non ti porti Bobby?
così magari ti dà una mano. No. Mia figlia si sa difendere benissimo, Christine. Non temere. Mi sa che tuo figlio ha un debole per Lara. Quell'uomo era tuo padre? Sì. Se dovessimo rivederlo, faremmo meglio a scappare. Vieni, ti mostro una cosa. Questa me l'ha data mia madre. Hai mai sparato? Sì, qualche volta sì, a delle lattine però. No, intendevo a qualcuno. No. E tu hai mai sparato? No. Vieni, tieni. Aspetta, aspetta, allarga un po' le gambe. Più morbide le mani. Ok. Vai. Vai, riprova, riprova. Che cos'è quella videocassetta? Non lo so. Credo l'abbia presa dall'ufficio del direttore. Alza un po' il volume, riesci? Cos'è? La nostra polizza assicurativa, una volta fuori di qui. Non capisco cosa c'è in questo video. Quella cassetta era nell'ufficio del direttore Rodriguez. Se sapessero che l'abbiamo noi, questo posto salterebbe. Il direttore era un uomo molto intelligente. Collaborava con il governo prima di venire esiliato in questa fogna. Il suo ruolo era spiare la gente. In quel video ci sono le prove che... Cazzo! Cosa stanno dicendo? E io che ne so? Puoi isolare questo rumore? Non posso farlo. Torna su Plisky. Le ultime notizie di Canale 6. Il programma esclusivo di Norman Clark in onda su Canale 13 sta facendo molto scalpore. Questa possiamo anche tagliare. Torna su Plisky, anzi su Snake. Ma quei due agenti stanno per essere ammazzati. Lo so, ma agli spettatori quei due non interessano. Torna su Snake. È scandaloso che si mandi in onda un programma del genere. Le persone dovrebbero spegnere subito il televisore e andarsene a dormire. Questo programma è pura... Plisken, che è successo qui? Avranno fatto incazzare qualcuno. Perché non ti unisci a noi? Stiamo per lasciare questo posto. Ho già la libertà. Amico mio, nessuno verrà a prenderti. Raderanno al suolo questo posto quando capiranno che non hanno più nessun potere su Arcadia. E come pensate di evadere? Stiamo aprendo un varco. Passeremo attraverso il condotto fognario e risaliremo in superficie. E coi pazzi? Vi mangeranno a colazione. Abbiamo le armi delle guardie. Ehi, Cyrus, raggiungimi nell'ala ovest. Ho una sorpresa per te. Non mi piacciono le sorprese, Boomer. Cosa hai trovato? A quanto pare abbiamo due imbucati. Un soldato... e la sua amichetta. Pare si chiami... Jenkins. Sergente Mike Jenkins. Stiamo arrivando. Ultima chiamata, tenente.
Vieni con noi. Passeranno dalle fogne. Vai a cercare gli altri. Vai, vai, vai! Stiamo vedendo in diretta tutto quello che sta succedendo nel penitenziario di Arcadia e tutti noi ci chiediamo: Snake Plissken riuscirà a tenere testa agli altri detenuti? Restate con noi, lo scopriremo molto presto. Non dovevi prendere le mie sigarette! Norman, il capo vorrebbe parlare con te. Adesso non posso, Rita, sono occupato. Ma com'è possibile che così tanti spettatori a quest'ora della notte si intontiscano davanti a questa TV spazzatura? Soprattutto, perché il canale 13 non spegne le telecamere e il collegamento? A voi non sembra strano che tutto questo sia avvenuto nei primi minuti della diretta? Forse dovremmo domandarlo a Norman Clark. Gli ascolti sono alle stelle, signore. Non possiamo interrompere il programma proprio adesso. Senta, lo share non è mai stato così alto. Sì. Certo. Mi prendo io qualunque responsabilità, glielo assicuro. Grazie, signore. Sta arrivando qualcuno! Ehi, calmi. È Plissken. Dov'è Cyrus? Ci sono due guardie in fondo al corridoio. Dove? E vai, cazzo! È un piacere rivederti. Anche per me, amico mio. E questa chi è? Io sono Sara. Comunque, grazie.
Ma chi è quella donna? Mi sembra di averla già vista prima, ma non ricordo dove. A voi dice niente? Mai vista prima. Sicuramente fanno parte della resistenza. Ma cosa ci fanno lì sotto, secondo voi? Che ci fai qui? Sei venuto per me? Mi piacerebbe poterti dire di sì. Ma la verità è un'altra. Che stai facendo? Pensa bene a quello che fai. Come facesti tu quella notte, eh? Per colpa tua ho perso il mio lavoro. Ho perso tutto. Abbassa quell'arma, è un tuo amico. Lascialo qui. Cerchiamo da soli l'ufficio del direttore. Il direttore sarà morto ormai. A noi non interessa lui. C'è qualcosa nell'ufficio che ci serve. È una videocassetta. Tu vieni con noi. Attenta! Sto parlando di Plissken. Trovatelo e uccidetelo. Mi senti, Plissken? Stiamo venendo a prenderti. Voglio che tutte le camere riprendano questa scena. Ce l'avrei fatta anche da solo. Come no? Siamo pari adesso.
Dov'è Jenkins? Ci siamo separati. Sta cercando la videocassetta. Si farà ammazzare. Ehi, Prisky! E questa stronza chi è? Ehi, io quest'uomo l'ho già visto. Ho visto un servizio in TV. È un killer della mafia. Ti daranno una medaglia. Andiamo. Figlio di puttana! Blinken! Dove cazzo sono le mie sigarette? E tu che cazzo sei, figlio di puttana? Aspetta, dove mi stai portando? Torniamo indietro. Se c'è un modo di uscire da qui è attraverso quel buco. No, io aspetto Mike. Non vado via senza di lui. Gli do 5 minuti. Se quando avrò terminato la sigaretta non sarà tornato, vi lascio qui. Non ci aspettavamo di certo una rivolta carceraria entrando qui. Io sì. Tu sapevi dell'evasione? Tutto il carcere lo sapeva. E perché non hai fatto niente? Ho fatto abbastanza, non trovi? Sei proprio come ti aveva descritto. Tu invece chi sei? Perché fai parte della ribellione? È una lunga storia. Hai 3 minuti. Tempo scaduto. Volete sapere chi è la donna di Plissken? Tenetevi forte. Stai scherzando? Pronto? Sì. Che cosa? Che cosa? Norman. A quanto pare siamo ancora in televisione. Spero che lo spettacolo vi stia piacendo, stronzi. Chissà se alla gente da casa piace la vista del sangue. Non possiamo farci niente. Dobbiamo dare la notizia. Ho provato a convincerli, ma non mi hanno voluto ascoltare. Tra 20 minuti faranno saltare in aria la prigione. Perché ci sono delle videocamere nel sottosuolo? Cosa?
Tu hai fatto installare delle videocamere a mia insaputa perché sapevi che sarebbero evasi, giusto? Rita. Li hai aiutati tu? No. Dimmi la verità. È la verità. Quel bunker cade a pezzi, era solo questione di tempo. Sì, ho aggiunto qualche telecamera perché pensavo che potessero evadere, ma ti assicuro che io non c'entro niente con tutto questo. Adesso ti prego, vai di là. Hai un annuncio da fare. Vediamo se siamo ancora in onda. Non sapevo che quell'aggeggio avesse anche la TV incorporata. Ci è appena giunta una comunicazione importante da parte dell'esercito. Un velivolo militare farà esplodere il carcere entro 15 minuti. Abbiamo meno di 15 minuti. Ci scusiamo anticipatamente per l'interruzione del nostro programma. Non sappiamo ancora esattamente quanti minuti rimangano allo show. Abbiamo tentato di persuadere le forze dell'ordine, anche perché abbiamo da poco saputo che la figlia del compianto senatore Palmer, Sara Palmer, si trova ancora all'interno della struttura. Ma purtroppo l'esercito non vuole rischiare che i detenuti della prigione evadano, mettendo a rischio la nostra sicurezza. Vi ringraziamo per essere stati con noi fino ad ora e speriamo che abbiate gradito il nostro show. Tu sei la figlia del senatore Palmer? Esatto. E adesso sai perché aiuto la resistenza. Se Mike trova quella videocassetta, il presidente verrà arrestato. Faremo un favore a tutto il paese. Adesso devi andare. No, io non ti lascio qui. Dammi la tua arma e vattene. Ho un'idea migliore. Tu vieni via con me. Sara. È finita, Pliskin! Hai tradito i tuoi compagni per una donna. Voi non siete i miei compagni. Ah, no? E perché? Ti credi migliore di noi? Dimmi dov'è mio figlio! Non c'è! Mio figlio, io voglio mio figlio! Non c'è! Arthur! Dimmi dov'è Arthur, mio figlio! Sei un uomo malato, Arthur! Io non sono malato! Io non sono malato, lo vuoi capire? Non sono malato! E io adesso ti uccido, se non mi dici dov'è mio figlio! Non c'è! Io voglio che le cose tornino come te. Non possono tornare come prima, sei malato! Io ti ammazzo! Mamma. No! Papà, no!
Non voglio fare del male a tua madre. Te lo prometto. Io voglio solo la nostra figlia. Voglio te. Sei mio figlio. Vieni da tuo padre. Bobby, vieni! O ammazzo tua madre! Cosa pensi di fare con quella pistola? Eh? Dai, mettila via e vieni da tuo padre. I tuoi amici volevano questa, vero? La videocassetta che potrebbe far cadere il nostro governo. Cosa c'è in quel video? Una confessione. Il nostro presidente che ammette il suo coinvolgimento nell'uccisione del senatore Palmer. Peccato. Non la vedrai mai. Qui base. Sei autorizzato a fare fuoco con tutto quello che hai, Delta 19. Ricevuto! Le tue ultime parole? Ridammi la mia giacca, stronzo. Thank you.
Puoi andare. Ma lui resta con noi. Col cazzo. Il primo che fa un altro passo è morto. Siete circondati. Stanno per bombardare tutto. Dobbiamo andarcene. Amici miei, compagni, questa missione non è andata come previsto. Ho perso due persone care oggi e la videocassetta che avrebbe potuto cambiare le cose è andata distrutta. Non volevo arrivare a questo, ma non abbiamo altra scelta. Se vogliamo fermare il presidente, non ci resta che un'ultima occasione. Dovremo dirottare il suo aereo. Notizie dell'ultima ora.
Questo pomeriggio il noto produttore televisivo Norman Clark è stato arrestato mentre cercava di raggiungere l'aeroporto internazionale di Montreal. Clark dovrà rispondere alle autorità del disastro avvenuto nel carcere di massima sicurezza di Arcadia, di corruzione di una guardia carceraria e del sabotaggio del sistema di sicurezza del penitenziario. Il produttore si è dichiarato innocente, ma alcune registrazioni del programma appena andato in onda dimostrerebbero il contrario. Nel frattempo si scava tra le...